Dunque, saranno slide facili, no, ci saranno pochissimi numeri. Un primo appunto che vorrei fare è questo. Io come Movimento 5 Stelle, quindi come animo, come persona del Movimento 5 Stelle, non aspetto che la politica faccia qualcosa, ma io spero sempre che sia il cittadino a pretendere continuamente qualcosa dal politico e il politico si adegua a quelle che sono le richieste del cittadino. Quindi non vorrei che il cittadino delegasse, ma che continuasse a interessarsi. E un piccolo appunto sugli effetti delle sondazioni. Sugli effetti delle sondazioni del SEVO, se volevo fare un piccolo appunto anche a Disimine di Legambiente che parlava prima, no? Effetti devastanti. Effettivamente sono effetti devastanti nei territori di Genova e in altri che non hanno un territorio pianeggiante come quello del territorio, diciamo, che milanese. Basti pensare che da Paderno a Niguarda c'è un dislivello di 30 metri, quindi non abbiamo questa pericolosità. Certo, l'incidente può sempre capitare, perché ad esempio quando si arriva a Milano che si hanno box che sono 3 metri sottoterra, qualche problema può crearlo l'acqua, però non siamo, per fortuna, dico da un lato, diciamo, in quella situazione, tanto che, proprio come diceva anche Di Simine, non è che l'acqua dobbiamo solo guardarla, ma dobbiamo anche fare quei piani di emergenza, di intervento, anche quando l'acqua arriva in città. Ad Amsterdam gestiscono anche proprio gli allagamenti nella stessa città e similmente dovremmo imparare a fare come il Comune ha iniziato a recepire alcune nostre mozioni, mozioni che noi abbiamo portato avanti, proprio per proteggere le abitazioni e le attività commerciali. A Niguarda, chi subisce i maggiori danni sono quelli delle case popolari, perché sono quelli meno protetti. Andate a vedere, tutto il quartiere Niguarda ha un muretto di 60-70 centimetri in ogni abitazione che impedisce appunto all'acqua del Seveso di entrare arginandosi, però le case popolari ne sono sprovviste, per cui è lì che si dovrebbe per prima intervenire. L'incidente del 2010 dell'acqua che è entrata in metropolitana è stato appunto un incidente, cioè forse per il fatto che a volte purtroppo ci si dimentica di essere nel letto di un fiume e quindi praticamente non si prendono le dovute precauzioni, cose che quelli del cantiere avrebbero dovuto fare. Appunto, che spiega la prima slide, in cui praticamente su Google Maps, che diciamo, sono strumenti che tutti utilizziamo, è segnato il percorso stradale del fiume Seveso. Per porre attenzione, perché il problema non è il fiume, il problema è tutto il territorio circostante. Per cui quello che dobbiamo considerare non è tanto il letto del fiume, ma tutto l'intero bacino. Ecco, questa è la stessa visione, insomma, diciamo, nella visione fisica in cui si vede un po' il colore verde che è un po' scarso. Quindi in pratica, dicevo, del bacino del Seveso, che è un po' quel triangolo che si vede sulla cartina geografica. Ma quant'è questo bacino del Seveso? Perché ci serve saperlo? Perché è ovvio, i millimetri di pioggia che cadono, con un indice di corrivazione di cui parlava prima l'architetto Angelillo, si tramuta poi in portata nel fiume. Quindi più il territorio è impermeabile, più velocemente l'acqua arriva al fiume, e quindi, però dipende anche dalla grandezza del bacino. Per cui i conti vanno fatti sull'intero bacino. Quindi una visione, quindi come diceva anche l'architetto Angelillo, a 360 gradi di tutto il territorio. La fonte Wikipedia dà per 970 km quadrati il bacino del Seveso. Ora di qua non vedo. Italia Sicura, invece, nell'ultima slide che aveva, insomma, aveva diffuso, la dava per 415 km quadrati. AIPO, nel progetto, considera il bacino del Po di 226 km quadrati. Se facciamo così dei conti, diciamo, ad occhio sulla cartina e consideriamo che in cima c'è una distanza di 17 km e la lunghezza del Seveso è il 40, vabbè, per insomma un'approssimazione, potremmo approssimare a 340 km quadrati il bacino del Seveso. Oppure,
ad esempio noi cittadini molte volte abbiamo degli ottimi strumenti messi a disposizione anche dalla pubblica amministrazione. Questo è il portale GeoMap di Regione Lombardia, che permette di effettuare delle misurazioni e di consultare il territorio. Insomma, con questa consultazione immagino non si veda in fondo, però risulta di l'area indicata risulta di 207 chilometri quadrati. Ora, perché è importante sapere quanti chilometri quadrati è? Perché lungo il bacino del Seveso questo si tramuta in una distanza media da quello che è il fiume, per cui in pratica sia per la misurazione effettuata sul Geoportal che per AIPO, in pratica la fascia di sicurezza è quella di 5 km intorno al fiume, cioè non di sicurezza, scusate, la fascia, cioè come se fosse, diciamo, una fascia media di 5-6 km lungo il tragitto del Seveso. Ecco, questo invece è un, immagino che a Senago questo idrogramma sia famosissimo, no? È stato mostrato anche dall'architetto Angelillo, dove vengono mostrati i famosi 4,4 milioni di metri cubi in eccesso che l'AIPO, i tecnici cercano, diciamo, devono in qualche modo come dire, arginare, perché finiscono, perché ricordiamoci, la causa è che questi finiscono velocemente nel Seveso e quindi si ritrovano a Milano. Ah, dimenticavo, questo idrogramma è un idrogramma con T uguale 100 anni. Signor Sindaco, però se è venuto a disturbare il vicino, poi... Grazie per l'ospitalità. Quindi dicevo, questo è l'idrogramma T uguale 100, che è, attenzione, è uno studio rivisitato nel 2010 dopo le sondazioni con cui si è allagata la metropolitana M5 in costruzione, che ha rivisto tutto, e questa è la cosa assurda. Noi prima del 2010 avevamo 2,9 milioni di metri cubi in eccesso, nel 2012 appunto i numeri, come sono ballerini, sono diventati 4,4, e in più doveva essere un evento centennale, nel 2014 è accaduto almeno 3 volte. Ecco, questo è un po', diciamo, ne ha parlato anche Viscomi prima, la soluzione delle vasche, un po' come sono posizionate dal punto di vista diciamo geografico nei vari, quindi a iniziare dalla vasca di Lentate, Varedo, Paderno, Senago, e poi l'ultima ipotesi, che non so se, cioè, sembra più una come dire, un annuncio di opportunità politica che di effettiva necessità, dell'annuncio di una vasca a quello che è il Parco Nord a Milano. Un dato particolare che volevo sottolineare è che appunto si parla di 76 chilometri quadrati urbanizzati prima di Paderno Dugnano. E cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe prendere tutti i comuni che afferiscono al bacino del Seveso. Ora, questo è un calcolo molto approssimativo, fatto elencando tutti i comuni e considerando la loro estensione. E quindi con l'ipotesi che l'indice di urbanizzazione in ogni comune sia lo stesso. Sappiamo che varia di poco, però generalmente tutti i paesi che si affacciano sul Seveso hanno un indice di urbanizzazione maggiore del 50%. Per cui, se noi facessimo una considerazione su, bene, il problema dove sono? Sono in quei 76 chilometri quadrati urbanizzati, e per cui è lì che bisognerebbe porre rimedio, non trovare, come dire, soluzioni alternative. Per cui i comuni di Cantù e Como sono segnati in rosso perché non è stato riportato in questa tabella i loro effettivi chilometri quadrati. Per Como si capisce bene, perché Como non è che tutto il territorio comasco fa parte del bacino del Seveso, per cui bisognerebbe prendere per ogni comune anche la loro porzione. Quindi, così facendo, se noi distribuissimo ad ogni comune
gli dicessimo: signori, i 4,4 milioni che quei 76 chilometri quadrati, no, hanno provocato, perché diciamocelo, i torrenti hanno sempre esondato. Se i torrenti esondano in campagna nessuno se ne accorge, il problema è quando arrivano a Niguarda e creano molto disagio, allagano le cantine e fermano tutta una città. Ecco, guardate la distribuzione come dovrebbe essere. In pratica ogni comune dovrebbe prendersi la sua fetta di croce e risolvere quel problema. Quindi in pratica questo che cos'è? È un indice, è un'indicazione ad ogni comune per il rispetto dell'invarianza idraulica sotto l'aspetto appunto dei 4,4 milioni. Questa è la distribuzione che si dovrebbe avere. In più, qual è anche l'architetto Angelillo parlava di non violentare eccessivamente il territorio. Cioè, se noi pensassimo a un contenimento delle acque, quindi su quei 76 chilometri quadrati, ma non su tutti, ma solo su un equivalente 10%, quindi su 7 chilometri quadrati, ci basterebbero dei contenimenti di 67 centimetri. Per cui in pratica si può intervenire in modo distribuito. Il problema qual è? Il problema è che l'intervento non è unico, unitario, in un punto soltanto, ma deve essere distribuito. Deve essere proprio, la coscienza di, come dire, di porre rimedio ai danni deve essere diffusa. Anche di Simine Legambiente aveva parlato di strumenti urbanistici. Il problema, il limite degli strumenti urbanistici è che non bastano, non servono, perché il danno non intervengono sul danno già fatto, ma vale sulle nuove costruzioni. Quindi effetto zero su quei 4,4 milioni di eccesso d'acqua di cui parlavamo. Come è anche stato fatto presente dagli altri relatori, c'è la necessità e anche uno spirito di giustizia nel deurbanizzare. Perché è importante appunto avere un intervento distribuito? Noi, fermando l'acqua alla fonte, sui tetti, con i serbatoi condominiali, noi fermiamo acqua che è pulita, acqua che non si è ancora immischiata, non è arrivata ancora alla fonte. Abbiamo questa possibilità di separazione, che altrimenti, quando l'acqua è arrivata nel fiume, non possiamo più fare. Abbiamo una riduzione in più dei fenomeni di erosione, perché non permettendo all'acqua di arrivare direttamente nel fiume, diminuiamo la sua velocità. Ovviamente sono tutti concetti che l'architetto Angelillo ha espresso molto meglio di me, sono contento insomma che il suo intervento sia stato precedente. E in più il principio di giustizia, tra l'altro è anche un'indicazione europea: chi inquina paga. La questione del dissesto idrogeologico è di fatti un inquinamento che è stato apportato al territorio, per cui i comuni che hanno devastato anche loro devono rimettere a posto. Ora mi avvio alle ultime poche slide, e il titolo di questa slide è Slide rubata 1. Guardate questa curva rossa, l'autore della slide indica l'andamento della portata nel tempo, quindi facciamo finta che sia l'idrogramma che abbiamo visto prima di Paderno, in fase di preurbanizzazione. La curva blu è quella post-urbanizzazione, per cui tutta l'acqua che entra tra la rossa e la blu è acqua in eccesso che arriva al fiume. E quindi anche qui il relatore parla di rispetto di invarianza idraulica con vasche di laminazione, si ha un certo intervento, però come si vede non basta, ma c'è la linea tratteggiata verde che contiene anche, oltre alla laminazione, anche l'infiltrazione, quegli interventi diffusi. Sempre slide rubata 2A, drenaggio urbano e protezione delle piene, nuovi criteri di progetto e gestione. Allora, la vecchia filosofia di progetto è quella di avere dei sistemi di convogliamento. Altro approccio è la gestione delle piene urbane centralizzata per controllare portate e volumi di piena e per migliorare la qualità delle acque meteoriche.
Infine, gestione delle piene urbane diffusa, quindi alla sorgente, con invasi e trattamenti delle acque meteoriche atti a ridurre la formazione e il degrado qualitativo delle piene. Questa è una nuova filosofia di progetto e gestione. Ecco, sempre della stessa presentazione, adesso non so se in sala c'è qualcuno che ha riconosciuto queste slide, parla anche di separazione delle acque meteoriche, dell'uso di tetti verdi, delle coperture e di altri interventi simili. C'è qualcuno in sala che sa di chi sono queste slide? Però devo dire che chi l'ha detto non doveva. Comunque era appunto una giornata di studio tenutasi a Palazzo Lombardia il 21 novembre 2012 e l'autore è Alessandro Paoletti, il professore del Politecnico di tutto lo studio AIPO e delle vasche di laminazione. Io ho concluso, grazie. Ringrazio Antonio Laterza per il suo intervento e do la parola.